La ricostruzione dell'incidente è una ricostruzione indiziaria, non c'è né un testimone né un video che documenti come è avvenuto l'incidente. Quindi chiunque abbia l'oneroso compito di provare a ricostruirlo non può che farlo sulla base di indizi. Quindi prendere una serie di elementi, darne una lettura coordinata che sia anche congruente. L'ingegner Gini ha individuato alcuni elementi, ha dato una lettura di quegli elementi che ha individuato e ha offerto una ricostruzione. Noi riteniamo che, ripeto come ho detto, che in parte li abbia, diciamo così, non completamente individuati, che ne abbia trascurati altri di significativa e maggiore importanza e soprattutto che, diciamo, abbia assunto un ruolo che non era proprio il suo.